Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono le 6 e tutto va bene. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Io non ho il balcone, quindi oggi la mia, diciamo, la parte di esibizionismo da balcone io non la posso attuare, quindi questi balcony show non li posso fare, sono un uomo senza balcone, quindi non ho un palcoscenico. Però in compenso ho voi e ho i miei libri. Allora oggi, ciao Antonio, ciao Ugo, ebbene sì, ci tengo a rimanere presentabile, soprattutto per voi. Allora, intanto, prima di aspettiamo che ci siano tutti, intanto io chiedo chi di voi è un esperto di internet, soprattutto di video, poi mi contatti in privato perché ho ricevuto un po' di richieste, vorrei mettere questi video a disposizione di tutti su YouTube o da qualche parte, in modo che chi vuole può andarsi a riguardare, perché capisco che magari su Facebook sia più difficile. Quindi chi di voi è capace di trasferire i video da Facebook su una piattaforma, che qualcuno di voi me l'ha chiesto, si faccia vivo dopo, mi scrive un messaggio e magari mi aiuta tramite il computer a fare questo trasferimento, in modo che ci sia una specie di archivio. Chi vuole se le può riguardare, insomma. Io lo chiedo mano a voi perché io sono assolutamente un impedito su queste dinamiche, diciamo, di traslazioni di video, registrazioni, YouTube, figuriamoci. Quindi fatemi sapere se c'è un esperto che dopo magari uno di questi giorni mi fa capire come si fa. Chiaro? Cioè, io spero che l'aiuto sia chiaro. Buongiorno a tutti, intanto Mario, Giulia, vedete che si arriva, Claudio, Rosa, eccoci qua. Spero che siate ancora vivi e resistiate più che mai. Allora, oggi ci dedichiamo a un altro allievo di Stanislavski e, come avete scoperto poi la settimana scorsa, coinquilino anche di Vakhtangov, che è Michail Chekhov, che è il figlio del fratello, se non sbaglio, di Chekhov, di Anton Chekhov, il drammaturgo. Dopo essere stato allievo di Stanislavski, scrivendo anche, come l'altra volta abbiamo detto, un articolo un po' controverso sul sistema, ci furono un po' di scontri con il maestro, un po' di differenze, diciamo che lui non era d'accordo sul lavoro, soprattutto della prima parte del sistema di Stanislavski sulla memoria emotiva, e ci furono un po' di scontri. Poi lui, insomma, per vari problemi di alcolismo, eccetera, insomma, fu tacciato anche, rischiò anche sotto il regime russo, quindi se ne andò, esiliò in Germania prima e poi in America. Ciao a tutti, intanto quelli che arrivano, dove divenne uno dei forse il primo acting coach nella storia del cinema, lavorò a Hollywood e fu coach di tantissime star americane di quell'epoca, da Gregory Peck a Paul Newman, Marilyn Monroe, Anthony Quinn, Yul Brynner. Insomma, tantissime star dell'epoca furono coachate da Anton Chekhov e fondò uno studio lì in America e poi ci sono i suoi continuatori, ancora oggi continuano a proporre il metodo di Chekhov in America. Oggi i libri, così vi faccio vedere, su cui lavoreremo, uno per la prima volta sarà fotocopiato. Quindi questa cosa straordinaria è che io non ho il libro, eccolo qua, non ho il libro originale. E questo invece è l'altro, che è invece la versione che potete trovare tutti voi, che è la tecnica dell'attore, della Dinaudino, sempre con queste copertine. Guardate questa figura, cioè onestamente è imbarazzante, 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 cioè non è degna di questo di Michel Cecco. Questo lo potete trovare tutti, qualcuno ce l'ha perché ogni tanto io lo consiglio. Questo invece è quello più importante in realtà, che è un libro che è uscito parecchi anni fa, adesso è introvabile. Una volta una mia allieva me lo portò in un cerchio, io glielo stavo per rubare, stavo per dare un colpo in testa, sì, quindi glielo stavo rubando, perché è un testo che non si trova, pubblicato negli anni Ottanta, che si intitola All'attore.
Noi leggeremo soprattutto da questo libro, che è il più fedele alla scrittura originale. Lui pubblicò questo libro in America sotto forma di manuale, perché in America, come sapete, il modo di vedere un po' il lavoro è un po' manualistico, quindi lui ha chiesto di scrivere un manuale, quindi ogni tanto è un po' schematico, e lui scrisse questo libro che si chiama To the Actor, all'attore, è stato poi tradotto, che è quello tra che abbiamo qui, e che, se non sbaglio, la casa dice, se non sbaglio, è Fonte alle Grazie, però su internet non si trova. E invece la versione, la tecnica dell'attore è una versione rivista e corretta da una sua assistente, si chiama Mala Powers, che già dal nome Mala, già si capisce un po' come ha lavorato. Scusatemi, mettetemi in gioco di parole. E che è una versione rivista e corretta. Infatti, poi noi faremo un parallelo tra questi due libri, dove alcune cose sono state, alcuni capitoli dell'edizione originale sono stati proprio tolti, alcuni sono stati ritradotti male in questa edizione, e alcuni sono stati proprio riscritti e spostati. Quindi è un'edizione che è l'unica che trovate, però non è la migliore, ci sono delle cose ovviamente molto interessanti, ma non è la migliore versione che potete trovare in italiano. Quella migliore è all'attore, che è questa fotocopiata. Da qui iniziamo. Intanto, sì, sono fotocopie. È l'unico libro, uno dei pochi libri che ho in fotocopia. Io che ho tutto originale, per un fatto mio proprio di feticismo del libro, proprio devo avere il libro originale, sono un po' maniaco, questa volta è l'unico che ho fotocopiato. Allora, iniziamo. Partiamo appunto da questa versione all'attore. E il primo capitolo che iniziamo a leggere, si intitola Il corpo e la psicologia dell'attore. Proprio il primo in ordine. E pensate che nella versione invece di Mala Powers, della tecnica dell'attore, questo capitolo, che si intitola solamente Il corpo dell'attore, è diventato il quarto nell'ordine. Quindi pensate come è stato spostato anche lo stesso ordine che Cieco aveva dato al suo libro. E inizia così, iniziamo a leggere. È noto che il corpo e la psicologia dell'uomo si influenzano reciprocamente e vivono in costante interazione. L'attore deve considerare il suo corpo come uno strumento per esprimere in scena idee creative, e deve lottare per ottenere una completa armonia tra il corpo e la psicologia. Esistono attori che possono sentire profondamente i ruoli, che possono comprenderli limpidamente, ma che non sono capaci né di esprimere né di portare al pubblico queste loro ricchezze interiori. Quei pensieri e quelle stupende emozioni sono in qualche modo incatenati nei loro corpi non educati. Affrontare le prove in palcoscenico è per loro un'ardua lotta contro la propria, aperte virgolette, troppo troppo solida carne, come direbbe Amleto. Ma non bisogna scoraggiarsi. Questo è un manuale, quindi Cieco ogni tanto dà delle botte di ottimismo al lettore americano. Ogni attore, in misura maggiore o minore, subisce le resistenze offerte dal proprio corpo. Gli esercizi fisici servono per superare tutto ciò, ma devono basarsi su principi differenti da quelli usati nella maggior parte delle scuole di arte drammatica. Ginnastica, scherma, danza, acrobazia e lotta libera sono indubbiamente discipline valide e utili in sé, ma il corpo di un attore deve essere sottoposto ad un tipo speciale di valorizzazione in accordo con le particolari esigenze della professione. E quali sono queste esigenze? Tanto qui, tanto vi leggo, se ci sono domande, anche se abbiamo appena iniziato. Eccolo qua, Beatrice. Ok, sulla copertina. Allora, come vedete, questo è il primo inizio proprio di questo libro, e ovviamente Cieco si presenta a un pubblico americano, di attori americani, che erano ovviamente abituati a un lavoro prettamente psicologico. Quindi lui inizia proprio invece, al primo capitolo, parlando di come corpo e psicologia sono profondamente legati, anche perché lui veniva dal sistema di Stanislavski, dove anche Stanislavski stava lavorando sull'azione fisica. Quindi dovete capire che per l'America questo libro fu una rivoluzione, per l'attore americano. Quali sono quindi, torniamo alle esigenze, dell'attore, della professione dell'attore? In primo luogo, in ordine di importanza,
l'estrema sensibilità del corpo nei confronti degli impulsi creativi della psiche. Questo lo rilevo, l'estrema sensibilità del corpo nei confronti degli impulsi creativi della psiche. Qui dice, il pensiero materialistico, freddo, analitico, tende a soffocare l'immaginazione. L'immaginazione è una parola che per Michel Cecco sarà molto importante. Forse Michel Cecco è uno di quelli che ha sviluppato di più il lavoro sulle immagini, sull'immaginazione. Ha proprio sviluppato, è uno dei primi a sviluppare un training, specifico per l'immaginazione. Per contrapporsi a questa pericolosa intrusione del pensiero materialistico, freddo, analitico, l'attore deve sistematicamente assumersi il compito di stimolare il proprio corpo con impulsi diversi da quelli che lo costringono ad un modo di vivere e di pensare puramente materialistico. Il corpo può avere un grande valore per l'attore solo se è animato da un'incessante corrente di impulsi artistici. Quindi questo collegamento, quindi fra psiche, agli impulsi, diciamo, al collegamento della psiche al corpo. Secondo, qual è un'altra, diciamo, un'altra esigenza professionale? Il secondo requisito è la ricchezza della stessa psicologia. Quindi un corpo sensibile e una ricca e variata psicologia sono complementari. Insieme creano quell'armonia così necessaria per il raggiungimento degli scopi professionali dell'attore. Ovviamente, dovete capire. Intanto io qui. Esatto, il libro è To the Actor, all'attore. Intanto io, scusate, ciao Alex, ciao Martina, ciao ovviamente in America in quegli anni, il libro, se non sbaglio, io non mi ricordo la data esatta di pubblicazione del libro in America, però si parla, secondo me, degli anni 50. Ora io, scusate, dovrei andare a cercarlo. Chi di voi magari può andare, metto magari. Non mi ricordo proprio la data di pubblicazione. La cerco un attimo perché non me la ricordo. Eccolo qua. Tra-da-da-da. Eccolo qui. Non c'è scritto, chiaramente. Non c'è scritto, non c'è scritto. Chi di voi magari lo sa, vediamo un po' se qui c'è scritto. Esatto, negli anni 40. Eccolo qua, trovato. Negli anni 40. Quindi eravamo nel pieno boom della moda, diciamo, della psicologia, dello studio della psicologia per l'attore. Quindi ovviamente Michel Cecco usa questa parola molto spesso in questo libro. Terzo requisito è il completo dominio dell'attore sul corpo e sulla psicologia. Quindi un corpo sensibile agli stimoli della psicologia dell'attore. Una psicologia, quindi un immaginario, potremmo dire, okay? Un pensiero ricco e stimolante. E il terzo requisito, il completo dominio dell'attore sul corpo e sulla psicologia. Solo un'assoluta padronanza del corpo e della mente, quindi del pensiero per immagini, gli darà la fiducia in sé, la libertà e l'armonia necessaria per il lavoro creativo. Poiché nella vita di ogni giorno facciamo un uso limitato e inadeguato del nostro corpo, accade che la maggior parte dei muscoli diventi debole, rigida, insensibile. Bisogna ritrovarla e renderla elastica. Il metodo suggerito in questo libro, nella sua totalità, guida il raggiungimento di questo terzo obiettivo. Sono domande intanto? Ecco, il 44, grazie Samuele. Quindi pensate un po' quanto è vecchio in realtà come periodo, però in realtà è molto moderno su alcune cose. Grazie per l'aiuto. Questo libro poi è fatto in modo un po' manualistico, quindi ogni tanto rischia di essere un po' schematico, un po' pedante, ma era quello che anche gli era chiesto a Michel Cecco. Poi lui scriveva in una lingua che non era la sua, pensate, lui è russo, doveva scrivere un libro in inglese. Viene alternato una parte teorica a degli esercizi, perché così l'attore poteva, secondo questo manuale, fare, diciamo, imparare la recitazione a casa, cosa un po' assurda, ma insomma. E quindi questo libro contiene anche una serie di esercizi, non li prendete alla lettera. Sono stimoli, anche gli esercizi che leggete sono solamente stimoli. Ok, andiamo. Questa parte qui la potete trovare riscritta e tagliata. La potete trovare nel libro La tecnica dell'attore, quella versione di Ladino Dino riscritta da, diciamo, rieditata da Mala Powers.
Nel capitolo quarto, che si trova a pagina 45 del libro della Dinodino. Però vedete, tutta questa parte viene tagliata, ci si va subito agli esercizi, quindi è molto tecnica come parte. Insomma, è una parte un po' brutalmente tagliata, però la potete trovare a partire da pagina 44, nel capitolo 4, questo se vi interessa. Benedetta, ah, quello Benedetta è una bella domanda, nel senso, beh, dipende da che livello hai di sguardo esterno su di te, che livello hai diciamo, di propriocezione di te. Dipende da te come attore, se pensi di aver bisogno di uno sguardo esterno, di un feedback, di qualcuno dall'esterno che ti guardi, oppure se riesci da solo ad avere questo sguardo esterno, che riesce in qualche modo a registrare quello che fai mentre lo stai facendo. Secondo me, l'attore poi deve arrivare a questo livello qua. All'inizio magari c'è più bisogno di uno sguardo anche esterno che ti aiuti. Per Sara, beh, il dominio del corpo, parlo di Sara, non vuol dire bloccare le cose. Il dominio del corpo vuol dire la consapevolezza, vuol dire la capacità di sapere cosa sto facendo e far fare al mio corpo quello che desidero. Se io desidero far fare al mio corpo un'azione o dare una qualità al mio corpo o dare una direzione, io devo avere orientamento e controllo di dove sto mandando il mio corpo. Questo per Michael Cieco è fondamentale. E il controllo non solo del corpo, dice, ma anche del pensiero. Se anche il mio pensiero, quindi quello che noi chiamiamo concentrazione, cioè la capacità di, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto qualche giorno fa, la capacità di direzionare, di concentrare, ma in modo appunto, diciamo, controllato, di direzionare, di controllare la direzione del mio pensiero e del mio corpo. Se io riesco a fare questo, diceva Chekhov, come attore ho dei problemi. Questo non vuol dire bloccare gli impulsi, vuol dire dargli potremmo chiamare come il fiume e il suo letto. Cioè, è ovvio che l'impulso è fondamentale, la sorgente dell'acqua, ma se io non riesco a dominare quest'acqua e metterla quindi in un fiume, cioè in un letto, non gli do degli argini, questo impulso, direbbero i poeti, va completamente a puttane e dilaga in qualcosa di informe e di caotico. Almeno questo è il mio modo di. Cioè, quello di modo di tradurre la parola dominio. Ma andiamo avanti, se no ci allunghiamo troppo. Allora, ci sono poi, diciamo, Cieco, nello stesso capitoletto, dice una cosa molto interessante che vi leggo. Tanto saluto tutti che intanto arrivano. Allora, in ogni autentica e grande opera d'arte troverete sempre quattro qualità che l'artista ha posto nella sua creazione: naturalezza, forma, bellezza e completezza. Queste, per Michel Cieco, erano le quattro qualità che doveva avere una creazione, un'azione, diciamo, drammatica per un artista. Anche l'attore deve sviluppare queste quattro qualità. Il corpo e la parola devono esserne dotate, poiché sono gli unici strumenti che gli può utilizzare sulla scena. Quindi il corpo e la parola devono essere dotate di queste qualità: naturalezza, forma, bellezza e completezza. Trattiamo per prima la naturalezza. Nella recitazione, i movimenti grevi, quindi grevi inteso come grezzi, rozzi, ok, movimenti rozzi, e una parola detta senza sfumature possono annoiare e perfino rendere ostile il pubblico. La pesantezza è una forza che nega la creatività. Quindi sulla scena essa può esistere solo come tema, quindi una qualità può essere pesante, un personaggio può fare un'azione pesante, ma mai come modo di recitare. È la leggerezza del tocco che più di ogni altra cosa distingue un artista. In altre parole, il vostro personaggio sulla scena può muoversi pesantemente, essere sgradevole nei movimenti ed esprimersi sconnessamente, ma voi, gli artisti, dovete sempre usare come mezzo di espressione la leggerezza
e la naturalezza. Quindi una qualità che potrebbe essere sinonimo per Michel Cecho della naturalezza è la leggerezza, che non vuol dire superficialità, non vuol dire iniziare a ballicchiare, ma la leggerezza è una forma di modo di agire, anche se poi l'azione in sé è pesante. La pesantezza stessa, dice qui Cecho, deve essere recitata con leggerezza e naturalezza. Mai confondere le qualità del personaggio con le vostre personali di artista. Occorre imparare a distinguere tra ciò che recitate, il tema, il personaggio, e come lo recitate. Quindi non confondiamo la qualità del personaggio, dell'azione del personaggio, con la qualità del recitare dell'attore. Tanto io continuo a scorrere, se c'è bisogno, io tanto leggo. Allora, di pari importanza, va la seconda qualità, è il senso della forma. Gli artisti, scusate, salto delle parti. La ricerca della chiarezza formale è evidente anche nelle opere incompiute o e negli abbozzi dei grandi maestri. Creare con forme nette è un'abilità che gli artisti di ogni genere possono e necessariamente debbono valorizzare al massimo. Gli esercizi sui movimenti plastici sono quindi indicati per acquisire la qualità della forma. Cosa dire? Poi c'è la bellezza. Sulla bellezza salto, perché la bellezza qui ne parla facendo degli esempi di opere d'arte, però il senso della bellezza è uno dei più anche misteriosi per Cecho. Quindi qui per esempio dico il senso del bello è qualcosa che anche per me che c'è è molto difficile da raccontare in un libro. E poi dice, eccoci giunti all'ultima delle quattro qualità di base del mestiere dell'attore, la compiutezza. Quindi dice, un attore che recita la sua parte come se fosse fatta di tanti momenti separati, scanditi da ogni entrata e uscita in scena, senza preoccuparsi di ciò che ha fatto nelle scene precedenti e di ciò che farà nelle successive, non potrà mai comprendere ed interpretare la parte come qualcosa di intero, coerente con una sua compiutezza. L'impossibilità o l'incapacità di mettere in relazione una parte al tutto può renderla disarmonica e incomprensibile allo spettatore. Quindi, senso della compiutezza vuol dire che anche se io, tradotto da me, io separo una scena per sezioni o il mio personaggio diciamo, vede, si vede o lavora in determinate scene staccate, io devo rendere tutto il mio lavoro compiuto, cioè dargli un'interezza, dargli una fluidità, devo costruire i ponti, diciamo, fra una parte e l'altra. Questo è un video. Tanto continuo a vedere se sono domande. Sì, io le salvo, eh. Chiunque abbia chiesto, io salvo le dirette, poi non so come e dove le vedrete, però poi spero anche di metterle poi in un. Allora, andiamo, come vedete, questo capitolo è molto lungo. Pensate che nella versione, diciamo, all'attore dura tantissimo, è il primo ed è più lungo. Vedete quanto si sofferma sull'elemento, sulle qualità fisiche, sull'allenamento, sugli esercizi, che ovviamente queste quattro qualità devono passare attraverso il corpo, nel senso della forma, della bellezza, diciamo, di quello che viene chiamata completezza, della leggerezza, eccetera, eccetera. Quindi queste quattro qualità insomma, devono passare attraverso diciamo, il corpo, Questa cosa è fondamentale. Quindi questa leggerezza, questa naturalezza, il senso della forma, della bellezza e della completezza. Adesso passiamo al secondo capitolo, che si chiama Immaginazione ed assunzione delle immagini. Certo, questa è una domanda retorica, Benedetta, immagino. Beh, la compiutezza, il senso di completezza, il fatto che poi a un certo punto queste azioni, rispondo a Giada, poi il pubblico
E l'attore deve vederle come un unico percorso, anche se il viaggio è fatto di tante tappe, però poi l'attore, quando agisce in scena, deve sembrare che ogni cosa sia connessa all'altra, almeno secondo Chekhov. Se no, è un tipo di recitazione appunto spezzata, e dove ogni cosa è a sé stante, non c'è quel senso di completezza. È come uno scultore o un musicista che suona le diverse note, ma devono sembrare un'unica melodia, anche se le note sono separate, sono diverse. Chiaro, se invece uno suona una nota, poi una nota, poi una nota, la musica, per quanto possa essere insieme molto bella, non è piacevole a sentirsi, ok? O pensate a un danzatore, che ogni passo è separato, è staccato, invece di uno vede una coreografia e ha il senso che è un viaggio compiuto, anche se fatto di tanti passi separati. Allora, il secondo capitolo è immaginazione e assunzione delle immagini. Ve l'ho detto, Michael Cieco dà alle immagini, al lavoro sull'immaginazione, sul pensiero per immagini, una grande importanza. Anche perché lui aveva conosciuto e studiato il lavoro di Steiner, Rudolf Steiner, poi semmai ne parleremo, sul lavoro sull'euritmia, si è innamorato di questo metodo di studio di Steiner, dove ha preso tanti spunti. Allora, vi leggo questo pezzettino, questo capitolo. È sera. Dopo una lunga giornata di lavoro, di impressioni, di esperienze, di azioni e di parole, concedete un po' di riposo ai vostri nervi stanchi. Un po' di relax ad occhi chiusi. E cosa emerge dall'oscurità davanti all'occhio della mente? Si rivedono passivamente le immagini variegate della memoria, cose che sono successe durante il giorno. I volti, i movimenti, le voci. Ma accade molto di più, dice. Dai ricordi del passato, ecco che lampeggiano qua e là le immagini delle immagini totalmente sconosciute. Quelle sono puri prodotti della vostra immaginazione creativa. Queste immagini appaiono, scompaiono, tornano di nuovo, portando con sé elementi nuovi e sconosciuti. Ecco che entrano in relazione le une con le altre, iniziano ad agire e a recitare indipendentemente da voi, davanti al vostro sguardo affascinato. Questi ospiti affascinanti, comparsi dal nulla, che vivono una vita propria, piena di emozioni, risvegliano la vostra sensibilità a nuove reazioni. Queste immagini vi hanno innalzato da uno stato mentale di passività a uno stato creativo, tale e il potere dell'immaginazione. L'agente di teatro e ogni artista creativo dovrebbe conoscerlo bene. Questo è molto importante perché Michael Cieco fa una differenza fra l'immaginazione passiva e quella creativa. E cioè l'immaginazione passiva è quella che dice all'inizio mi sdraio dopo una giornata, metto sul divano, chiudo gli occhi e mi ripasso un po' di immagini di quello che ho visto, di quello che ho fatto. Poi a un certo punto però, dice Michel Cecco, come esempio, inizio ad avere immagini nuove. O inizio a fare, che ne so, a immaginare come sarebbe andata quella cosa, per esempio, se avessi risposto in un altro modo a quella persona, o se quel giorno invece l'avessi baciata quella persona invece di salutarla a distanza. E quindi iniziano ad esistere immagini che non ho mai vissuto personalmente, ma sono immagini create dalla mia immaginazione attiva, creativa. Quindi, ecco, quello dice Michael Cieco, è l'immaginazione che serve all'attore. Quindi non un'immaginazione che si limita a ricevere passivamente le immagini, le cose, ma un'immaginazione che crea immagini, non che le prende e che le riceve e basta. Questa, dice Michael Cieco, è l'immaginazione che serve all'attore, il lavoro sulle immagini che serve all'attore. E qui fa degli esempi, per esempio. Parla di Michelangelo, di Raffaello, di Goethe, di Dickens, che fanno degli esempi su come loro lavoravano sull'immaginazione. Poi semmai ve le potete leggere. Sebbene le immagini creative, perché sono differenti per Michel Cieco rispetto a quelle passive, sebbene le immagini creative siano indipendenti e mutevoli in se stesse, siano colme di emozioni e di pulsioni, non dovete pensare che lavorando alla parte esse vi si presentino in forma del tutto sviluppata e compiuta. Qui parla di attori che devono lavorare su un personaggio, su una scena. Non è così. Per completare se stesse, per raggiungere il grado di espressività
che li potrebbe soddisfare, hanno bisogno della vostra attiva collaborazione. Quindi, dice Jacopo, non vi aspettate che le immagini arrivino già pronte nella testa, pronte, perfette per essere usate. Hanno bisogno della vostra attiva collaborazione, dice Jacopo. Cosa si deve fare per portarle a compimento? Queste immagini, dice Jacopo, vanno interrogate, così come si farebbe con un amico. Cioè, bisogna fare domande alle proprie immagini per fare in modo che le immagini continuino a svilupparsi e a essere precise e vivide. A volte ci sarà bisogno addirittura di ordini precisi, cioè dare all'immagine un preciso ordine a livello di pensiero. Cambiandosi e completandosi sotto l'influenza delle vostre richieste e dei vostri comandi, esse, le immagini, daranno risposte visibili alla vostra vista interiore. E poi fa un esempio sul malvolio della dodicesima notte. Intanto leggo, ci sono... Allora, leggo la di Niccolò, che è molto lunga, oh mio Dio. Certo che possiamo dare spazio a nuove immagini. Il problema è che non possiamo lasciare che le immagini appaiono e scompaiono a piacimento, se no siamo in balia delle immagini. Invece, quello dice Cecco, invece che queste immagini vanno interrogate, vanno sviluppate. Gli vanno fatte domande a queste immagini. Immagini, perché poi anche a livello del lavoro dell'attore in scena, queste immagini, questi pensieri devono avere una partitura. Cioè anche l'azione interiore, quindi le immagini che stimolano l'attore, devono a un certo punto essere fissate. Non fissate perché devono essere morte, ma devono diventare una base su cui l'attore può iniziare a costruire. Quindi ogni volta che vado in scena, io con le immagini cerco di riaffrontarle, di ricrearle e di renderle sempre vive. Se no, io ogni sera cambio immagini e sono così, in balia dei miei pensieri casuali. E questo è un problema. Quindi quando Michel Cecco all'inizio parlava di un completo dominio del corpo e della psiche, parlava anche di questo, di un completo dominio della propria immaginazione, che ovviamente è creativa, però nel momento in cui io prendo le immagini una volta l'altra, non è più creativa. È un lavoro dilettantesco, caotico. Io ho avuto questa immagine, oggi me la sono sentita così, chiaro, quelle robe che si dice, no, non mi è venuta perché me la sono sentita così, oggi mi è venuta quell'immagine, domani un'altra, e diventa un lavoro un po' così, un po' poco professionale. Scusate se mi sono dilungato, ma andare un po'. Ok. Mentre lavorate da una parte, possono sorgere nella vostra mente... Ok, qui comincia la vostra collaborazione con l'immagine. Questa è una bella parola. Si guida e si costringe il personaggio, perché qui parla proprio di avere un'immagine anche legata al personaggio, delle immagini legate al personaggio, ponendogli all'immagine domande sempre nuove, ordinandogli di mostrarvi le diverse variazioni di possibili modi di agire. Quindi una cosa che suggerisce, cioè come di immaginare il personaggio che agisce, secondo il vostro gusto o secondo l'interpretazione che il regista dà del personaggio. Però deve anche essere il regista che vi suggerisce delle qualità o delle immagini legate al personaggio. L'immagine così si trasforma sotto il vostro sguardo esigente, finché gradualmente ne sarete soddisfatti. Quindi quello che parlavo prima con Nicolò, e cioè a un certo punto, certo che posso variare, però a un certo punto devo trovare un'immagine che mi soddisfa, che io posso tenere come materiale, perché se no rischio che ogni volta devo ricominciare da zero. Andiamo avanti. Più l'immaginazione si sviluppa con esercizi sistematici, più diviene flessibile e agile, esattamente come il corpo. Quindi Michel Cevo propone anche degli esercizi, uno dei primi a proporli, anche Stanislavski, però in modo meno sistematico. Le immagini si susseguono così in crescente rapidità, ma potrebbero prendere forma e svanire troppo rapidamente. Questo è un rischio di chi inizia soprattutto. E rischiate di perderle prima che esse possano avere effetto su di voi. Dovete dimostrare una tale forza di volontà, maggiore di quella che normalmente si esercita nelle attività quotidiane. Quindi dovete dimostrare una tale forza di volontà da mantenerle vive davanti all'occhio della mente abbastanza a lungo da poter eccitare e risvegliare i vostri sentimenti. E cos'è questa
forza di volontà che serve, chiede Michio Chekhov, è la capacità di concentrazione, la chiama lui, cioè riuscire a tenere un'immagine, a stare nell'immagine. È per quello che è molto difficile, è anche molto dispendioso a livello energetico, è molto faticoso, perché noi siamo abituati ad avere 1800 immagini, siamo costantemente presi da 1000 impulsi, da 1000 stimoli, e invece concentrarsi, che appunto non vuol dire isolarsi, vuol dire riuscire a mantenere, a stare su quell'immagine e continuare a interrogarla e a lavorarci dentro. Ok? E qui, questo capitoletto qua, che è il capitoletto proprio sull'immaginazione, che è molto interessante, mica certo è stato lui, si trova sulla tecnica dell'attore, è il primo, pensate, è diventato il primo, mentre invece qua era il quarto, che si chiama concentrazione e immaginazione. Non c'è tutto quello che vi ho letto, però comunque ne parla. Infatti, il primo capitolo qui si intitola proprio l'immaginazione creativa. Quindi, che è a pagina 13, primo capitolo. Ok? Quindi così lo potete trovare anche nella tecnica dell'attore. Adesso, invece, qui un altro capitoletto che parla, è il quinto, che parla del gesto psicologico, quello che noi potremmo chiamare azione psicofisica, noi, presa da Stanislavski. Nel capitolo precedente ho detto che non possiamo comandare direttamente i nostri sentimenti. Questa è una bellissima frase, come Stanislavski parlava dicendo non parlate i miei sentimenti, possiamo solo parlare e lavorare sulle azioni. Chekhov dice una cosa simile, e cioè non possiamo comandare direttamente i nostri sentimenti, ma possiamo indirizzarli, provocarli e blandirli con dei mezzi indiretti. Lo stesso si potrebbe dire di ciò che vogliamo, dei desideri, delle passioni, dei vizi, dei desideri. Quindi nelle intenzioni e nelle sensazioni troviamo la chiave per accedere all'inesauribile riserva dei sentimenti. Quindi non possiamo comandare direttamente i sentimenti, ma attraverso delle intenzioni e delle sensazioni possiamo accedere ad essi. Ma esiste una chiave per accedere alla nostra volontà? Si chiede Michio Chekhov. Per accendere le sensazioni e le intenzioni? Sì. E la possiamo trovare nel movimento, nell'azione, nel gesto. Vedete, Michio Chekhov, rivolgendosi nel 1944 a degli attori americani che ovviamente non conoscevano il lavoro sull'azione fisica di Stanislavski, chiaramente lui usa varie parole, per dire la stessa cosa. No? Parla di movimento, di azione, di gesto. In realtà si potrebbe tradurre con una sola parola, che è azione. Però in americano sicuramente lui cercava la giusta parola e ne ha usate tre. Quindi esiste una chiave per accedere alla nostra volontà, per iniziare a risvegliare le nostre sensazioni, le nostre intenzioni e quindi accedere ai nostri sentimenti? Michio Chekhov dice sì, la possiamo trovare nel movimento, nell'azione, nel gesto. Qui fa un esempio, potete facilmente provarlo su voi stessi facendo un gesto semplice. Qui spiega un po' all'attore, americano che legge. Ben disegnato e forte. Ripetetelo più volte e dopo un po' vedrete che la vostra determinazione aumenta sempre di più sotto l'influenza di questo gesto. Poi scoprirete che il movimento dà alla volontà una certa direzione e propensione e ciò risveglierà e animerà in voi un desiderio, una volontà, una passione ben definiti. Si può dire in generale che la forza del movimento, io direi azione, però giustamente Chekhov usa questa parola, si può dire in generale che la forza del movimento stimola la nostra volontà. Un tipo di movimento risveglia in noi un preciso desiderio corrispondente e le intenzioni dello stesso movimento suscitano sentimenti appropriati. Questa può sembrare molto strana, è una cosa che Michio Chekhov aveva scoperto, proprio scoperto, aveva lavorato personalmente, cioè come attraverso un movimento, un gesto, in questo caso un'azione, io riesco a risvegliare il mondo delle sensazioni, delle intenzioni, e questo va a toccare il mio lato interiore, quindi il mio stato emotivo. Allora, Anna Chiara, poi l'ho detto all'inizio, c'è stata una grande riscrittura da parte di un assistente di Chekhov, che era appunto Mala Powers. Pensate che questo libro qui, questo in realtà,
l'originale è stato pubblicato nel 44, questo in realtà è uscito in America nel 91, con Chekhov morto da decine di anni. Quindi è proprio una riscrittura cura. Infatti il titolo in realtà, cioè il copyright di questo titolo è di Mala Powers. È stato proprio riscritto da lei, è già curato da lei, ma riscritto da lei. Quindi questa è una grande differenza. Detto questo, andiamo avanti. E qui parla proprio di questo, e lui lo chiama il gesto psicologico. Vi faccio vedere, lui fa anche dei bellissimi disegni, lui fa degli esempi di gesti psicologici. Ovviamente pensate che è un manuale proprio, quindi... e qui, vedete, fa altri. E qui dice questa connessione, così, dice quelli. Chiamiamoli, questi movimenti, queste azioni, quelli che chiama gesti psicologici, ma in modo di tradurre in americano il termine di azione psicofisica, chiamiamoli gesti psicologici, perché il loro scopo è quello di influenzare, di smuovere, di modellare e di accordare la vita interiore con i suoi scopi e propositi artistici. Trattiamo ora il problema di come applicare i gesti psicologici al lavoro. Avete davanti un testo scritto che contiene la vostra parte, il vostro ruolo, ed è un lavoro ancora letterario, non ancora teatralizzato. Il vostro compito è quello di trasformarlo in un'opera teatrale scenicamente viva. Quindi avete davanti a voi un testo, copione. Come potete realizzare questo compito? Potete fare questo sia con le vostre capacità analitiche, sia usando i gesti psicologici. Nel primo caso sceglierete una strada lunga e laboriosa, perché il pensiero, quindi la strada razionale, generalmente non è sufficientemente ricco di immagini ed è troppo freddo e astratto per poter compiere un lavoro artistico. Quindi una scelta è quella razionale. E poi quella che proponevo invece è usando i gesti psicologici. È possibile quindi che in questo modo voi conosciate completamente i sentimenti e i desideri del personaggio, ma la sola conoscenza, appunto, intellettuale non vi permette di esprimere appieno questi desideri o di provare veramente quei sentimenti quando siete in scena. Ma se scegliete un'altra via, più produttiva, se cioè applicate allo studio del personaggio i gesti psicologici, vi appellerete direttamente alle forze creative e non diverrete un attore libresco e ripetitivo. Chiedetevi quale può essere il desiderio principale, quello che Stanislavski avrebbe chiamato l'azione trasversale del personaggio. E quando avete trovato una risposta, anche se solo un accenno, cominciate di lì a costruire passo dopo passo il gesto psicologico. Qui dice, all'inizio potete anche usare solo una mano o un braccio. Poi dice, finché voi va. Tutto il corpo non si è impegnato. Mentre usate il gesto psicologico come mezzo per esplorare il personaggio, in verità state facendo molto di più. Vi state preparando a recitarlo, elaborando, improvvisando, perfezionando e praticando il gesto psicologico. Vi state, qui dice lui usando una metafora, vi state trasformando sempre di più nel personaggio, anche se avete una metafora. La volontà, i sentimenti sono desti e presenti in voi, cioè quelli che voi avete visto come volontà, come compiti del personaggio, in questo momento attraverso il corpo li avete presi e messi su di voi a livello organico. Più progredite in questo lavoro, più il gesto psicologico sa rivelarvi il personaggio nella sua totalità, ma in una forma condensata, come se fosse un'azione che sintetizza il compito del personaggio. Finora ho parlato, quindi è come se, cioè, dicevo, il gesto psicologico fosse la spina dorsale della parte. Finora ho parlato del gesto psicologico applicato all'intero personaggio, ma potete ugualmente utilizzarlo per ciascun frammento del ruolo, quindi per ciascuna sezione. Dice, potete utilizzarlo anche per scene separate o per parti del testo, e se lo volete anche per singole battute, cioè ogni singola battuta ha una diversa azione psicologica che potete fare a livello fisico. Se ci pensate, somiglia in qualche modo al lavoro sulle azioni fisiche di Stanislavski.
Ok, andiamo avanti, che è tardissimo, cioè è tardissimo. Questa parte del gesto psicologico la potete trovare, ovviamente, un po' riscritta, a pagina 57 della tecnica dell'attore, il gesto psicologico. Eccolo qua, gesto psicologico. Ok? Ci sono anche qui le figure, che queste sono proprio disegnate, penso, da Cieco. Eccole, non ci devo. Non ci sono? Sì, ci sono, eccole qui, però sono più piccoline, vedete? Ok, che è a pagina appunto 57. Adesso andiamo avanti, che io sto usando, è molto interessante il lavoro su Cieco, mi sto fermando un po' troppo. C'è un altro capitolo che si chiama, è il sesto, la composizione del personaggio. Tanto. No, no, Michele, se stiamo lavorando sul gesto psicologico per Michele Cieco, qui sta facendo esempi di un gesto agito, chiaramente, non solo al pensiero, assolutamente. È un gesto agito dal corpo. Quindi che Cieco suggerisce che deve partire anche da una mano, da un braccio. Stiamo parlando, e lui l'ha detto, di come il corpo influisce sulla volontà. Chiaro? L'abbiamo detto, l'abbiamo letto nella parte iniziale. Non basta un gesto, se fosse no sarebbe solo un pensiero. Invece è un'azione che condensa la volontà del personaggio. Poi fa degli esempi nel libro, eh? Qui parla della composizione del personaggio. Pensate che questo capitolo, nella versione di Mala Powers, viene tradotto come incorporazione e caratterizzazione. Una delle parole più brutte del mondo, caratterizzazione. Bruttissima, che è a pagina 89 della tecnica dell'attore. In realtà il titolo originale è La composizione del personaggio, che non è la caratterizzazione, ma la composizione del ruolo. Scusate, io ce l'ho un po' in questo libro, si nota. Allora, e qui parla di alcuni principi molto interessanti, che c'è, cioè, molto ricco questo lavoro, questo capitolo qua. La via più breve, ovviamente nel manuale americano si tende a sintetizzare, che c'è, cioè, cercava di dare all'attore americano proprio una specie di istruzioni per l'uso, quindi alcune volte è un po' brutale questo libro, perché dice. Alcune volte è come se desse un po' le scorciatoie, perché pensate che era anche per attori del cinema. Michele Cieco capiva e vedeva quanto era difficile per un attore, avendo pochissimo tempo per lavorare su un ruolo, su una battuta, su un testo, mentre a teatro era diverso, doveva dare a degli attori di cinema che avevano una necessità immediata di trovare subito dei mezzi molto veloci per acchiappare il personaggio. È ovvio che lui dava dei consigli anche da questo punto di vista, che magari possono sembrare un po' brutali per un lavoro veramente creativo. Però, e serviva questo un attore americano che lavorava a Hollywood, servivano dei mezzi veloci e immediati per catturare in qualche modo subito la natura del personaggio. Non tutti erano come Kubrick, che lavoravano per 2 anni su un film, no? La via più breve, più artistica e divertente di avvicinamento per la costruzione del ruolo, per la composizione del personaggio, dice Cieco, è quella di trovare un corpo immaginario per il personaggio. Quindi qui è un altro principio del lavoro di Michel Cieco, cioè il corpo immaginario. Immaginate, per esempio, di dover interpretare un ruolo di una persona il cui carattere è pigro, indolente. Questa è una qualità, in qualche modo. Poi capiremo che Michel Cieco è uno dei primi a introdurre il concetto proprio di qualità dell'azione. Come farete? Qui dice, provate a immaginare che dove sta il vostro corpo reale, in quello stesso spazio esiste un altro corpo, il corpo immaginario del personaggio che avete creato nella mente. Vestitevi, per così dire, con questo corpo, indossatelo come un abito di scena. Quale sarà il risultato di questa mascherata? Qui quindi parla di immaginare un altro corpo rispetto al proprio. Quindi stiamo parlando fondamentalmente di approcciare il personaggio. Una possibilità è quella proprio di incorporare un corpo che è il corpo immaginario del personaggio. Quindi una forma di trasformazione fisica in cui noi, come dice Michele Cieco, andiamo a indossare come un vestito il corpo immaginario del personaggio. Guarda, abbiamo un personaggio, come dice, pigro, eccetera. Io immagino questo corpo sul modo in cui si muove, il modo in cui si siede, il ritmo, e lo prendo e lo indosso. È come se indossassi questa maschera, lui la chiama questa mascherata.
Ma indossare un corpo altrui è qualcosa di più che mettersi un abito o un costume. L'assunzione dei tratti fisici immaginari di un personaggio influenza la psicologia 10 volte di più di un qualsiasi costume. Passo dopo passo, cominciate a muovervi, a parlare e a sentirvi in relazione a questo corpo immaginario. Quindi qui dice: tutto il vostro essere fisico e anche psicologico, quindi, risulterà cambiato. Perché? Perché questo corpo immaginario, dicevo, va a influenzare anche la psiche dell'attore. Quindi cambia anche il modo di pensare e di sentire. Limitandosi a discutere razionalmente il personaggio, ad analizzarlo mentalmente, non è possibile produrre l'effetto desiderato, perché la sua razionalità, per quanto possa essere acuta, tende a lasciarvi freddi e passivi. Mentre il corpo immaginario ha la forza di suscitare direttamente la vostra volontà e i vostri sentimenti. Quindi è un altro modo, quello di pensare, di indossare, di cambiare il nostro comportamento fisico, di influenzare la nostra volontà e il nostro sentimento come attore. E qui dice: giocate con il corpo immaginario, cambiatelo e perfezionatelo, finché non sarete contenti del risultato. Non potrete mai perdere in questo gioco. A meno che per impazienza non cerchiate di affrettare il risultato. La natura artistica si lascia trasportare in questo gioco, se non la forzate cercando di recitare il corpo immaginario prima del tempo, quindi di non avere fretta. Imparate a mettervi in rapporto con esso con la massima confidenza e non vi tradirà. Quindi questo gioco, questo giocare con il proprio corpo d'attore che si relaziona con il corpo immaginario del personaggio. E quindi questo indossare, questo cambiare, questo lavorare sulla, chiamiamola, metamorfosi del corpo che assume attitudini, qualità, azioni di questo corpo che io immagino agire, diventa un gioco creativo e molto utile per l'attore proprio per andare a prendere quelle che sono anche le sue condizioni interiori del personaggio. Almeno questo è quello che dice Michele. Intanto leggo Michele. Sì, certo che allora, il gesto psicologico, a un certo punto è ovvio che non può essere portato in scena. Il gesto psicologico non sarà mai fatto in scena. Oppure può essere, però non è l'azione poi che il personaggio va a compiere in scena. Il gesto psicologico poi sarà ovviamente interiorizzato. Una volta che ho trovato qual è l'azione che sta dietro quella battuta, o l'azione trasversale che sta dietro quel personaggio e l'ho agita a livello fisico, l'ho trovata, l'ho elaborata, poi ovviamente la posso assorbire, la posso ridurre e la posso poi interiorizzare. Questa è una scelta dell'attore. È una scelta assolutamente dell'attore. Quindi sì, assolutamente questo gesto psicologico può essere interiorizzato, assolutamente sì. Come si fa a rallentare? Questo sarà una bella domanda. Cechov ovviamente mette in guardia l'attore dalla fretta di voler subito fissare, no? Tendenza a fare ok. Perché questo corpo immaginario, dice Cechov, è una cosa con cui devo giocare. Lui lo chiama una bellissima parola, cioè devo dialogare. Dialogare non è una cosa metafisica, però dialogo con questo corpo che non è mio, è un corpo che io sto immaginando, ma viene adottato da me. E quindi è un gioco proprio di dialogo, dialogico fra me e questo corpo diverso dal mio. Però come attore, avendo padronanza, come abbiamo detto, e controllo del corpo e della mente, riesco a fare questo gioco. Chiaramente, soprattutto per chi come voi, magari sta ancora studiando, serve tempo e serve iniziare a vedere le variabili di questo gioco e non subito fissare, perché sennò si diventa più legati al risultato. Però adesso, vedete, almeno per Michael Cechov, l'importante era insegnare anche un processo di lavoro. Poi sì, è ovvio, per un attore di cinema che deve fare un risultato subito per la scena di domani, è ovvio che nel suo camerino deve fare questa cosa molto in fretta. No? Non sempre, alcuni attori avevano il tempo di fare un lavoro sul personaggio lungo, però non tutti, e quindi questa cosa poi alcune volte deve essere fatta un po' in fretta e furia. Però voi che non avete questa cosa, questa fretta, Eleonora, se mi serve io posso anche usare le analogie, certo, perché no? Perché no?
Bene, adesso facciamo così. Non era prevista questa cosa, però siccome ci sono ancora varie cose che volevo leggervi di questo libro, intanto siamo fermati, diciamo, al lavoro sul corpo immaginario, quindi sulla composizione del personaggio, che in questo libro viene affrontata nella parte incorporazione e caratterizzazione, a pagina 89 della tecnica. Io direi di fermarci qui e domani faremo una parte seconda. Pensavo di esaurirla in una lezione sola, in contorno, ma non è possibile, perché Michael Cecco dice cose molto interessanti. È uno dei libri più interessanti sulla traslazione. Peccato che esista solo in fotocopia, però è uno dei manuali più interessanti. Addirittura Eugenio Barba parla di questo, lo cita spesso nel suo libro La canoa di carta, come uno degli esempi di manuali dove si possono trovare più spunti nel teatro occidentale. Faremo la seconda parte domani, quindi. E poi inizieremo a parlare di Merkel. Quindi la seconda parte la facciamo domani, così abbiamo più tempo perché non voglio che duri troppo. E parleremo di al leggeremo alcuni altri pezzettini di questi libri. Ovviamente io darò la precedenza al libro To the Actor, all'attore, e poi vi farò il confronto con la tecnica dell'attore. Se ce l'avete a casa, intanto datemi una sfogliata, magari così domani avete anche delle domande. E direi che così domani abbiamo da continuare la lettura del lavoro di Michael Cechov. Vi posterò io stasera su internet, cioè su Facebook, il film, uno dei film dove lui ha recitato con due suoi allievi, che è un film di Hitchcock del 40 e qualcosa sempre, che si chiama in inglese Spellbound, che è stato tradotto in italiano in modo ineccepibile. Io ti salverò, una traduzione letterale, che è un film di Hitchcock meraviglioso dove ci sono appunto Gregory Peck e, oddio mio, un'altra attrice che in questo momento, porca di quella puttanazza, non me lo ricordo. Oddio, c'è un lapsus micidiale, un'attrice bellissima. Niente, poi tanto ve lo mando, ve lo faccio vedere, che è un film dove recita Michael Cechov, fa la parte di un professore di psicologia russo. E vi do il minutaggio così vediamo quando entra in scena lui e così lo vedete proprio in scena, che è una scena molto famosa ed è un tema la psicologia di Freud, è una specie di giallo freudiano e dove ci sono le scenografie di Salvatore Dalì, perché è una scena in cui poi c'è Gregory Peck che racconta un sogno e la scenografia del sogno senza effetti speciali ma è originale. È stata dipinta e creata da Salvatore Dalì. E dove c'è Michael Cechov che recita, quindi lo potete vedere, quindi ve lo mando appena finita la diretta, vi mando il film, e così lo potete vedere, e vedete Michael Cechov recitare. È un po' anzianotto, e fa la parte di questo professore, mentore, di un'altra insegnante, di un'altra psicologa. Ve lo mando, così lo potete vedere, lavorare. E poi magari se domani avete delle domande su questa scena, me le potete fare. E quindi domani poi torneremo a leggere le parole di Michael Cechov. Bene, se non ci sono domande, poi tanto nel caso lo rivedete, magari se l'avete già visto, lei non mi ricordo come si chiama, poi domani me lo ricorderò. E noi ci. Se non ci sono domande, no? Ok? Io vi ho potuto domani, continuiamo quindi la lettura di Michael Cechov. Vi mando un grandissimo abbraccio. Ciao a tutti, ciao a Lorenzo, Gregorio, Alessia, a tutti, sperando di aiutarmi in quest'oretta così, a provocare un po' di interesse e soprattutto a non sentirsi soli, perché tutto quello che stiamo leggendo a me serve anche per ricordarmi che abbiamo tante persone del passato, del presente, che ci lasciano un'eredità, che lavorano per l'arte del teatro, quindi l'arte del teatro ci serve anche per sentirsi parte di una comunità. Io credo molto nella comunità artistica, quindi spero che questo ora insieme aumenti il senso di comunità di tutti noi, ci tengo molto. Poi, se c'è qualcuno che mi aiuta a traslare questi video su YouTube o su una piattaforma, si faccia vivo dopo la diretta perché mi può dare una mano a me che sono un anziano, che non so fare le cose. Ciao a tutti! Io vi abbraccio Beatrice, Erika, Marta, Maria Giovanna, Sara, tutti quelli che mi stanno salutando. E metterò il film appena finita la live. Io vi bacio, vi do un abbraccio, a domani alle 6, balconi permettendo. Ciao a tutti!